Io per il dono di San Giovanni Bosco, il dono dei suoi figli salesiani, avete conosciuto soprattutto in questa zona, sia un'ausiliatrice qui sul vostro territorio. Ringrazio il parroco, le suore che mi hanno invitato a venire a celebrare con voi questo ricordo di San Giovanni Bosco. In questa celebrazione voglio davvero tenga soprattutto i ragazzi e i vostri giovani. Con questi sentimenti entriamo in questa celebrazione chiedendo, come sempre, come tutte le domeniche, come ogni giorno, perdono dei nostri peccati. Signore, noi, Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo, abbi pietà di noi. Dio mio Padre buono e potente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà, con il Figlio unigenito Gesù Cristo. Signore Dio, Madre di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Stesso modo prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli e gloriosi martiri, con San Giovanni Bosco e tutti i tuoi.